Adesso siamo giunti al passo 8.32 di HCP Starvation Attack, il tool che useremo è Irsinia. Praticamente sfruttiamo il passo precedente, ovvero il fatto di aver compreso che cos'è un max spoofing, per mostrare brevemente come si realizza questo tipo di attacco, sempre parlando di contesti locali. In questo tipo di attacco quello che faremo è mandare tutta una serie di richieste di HCP all'attuale DHCP server, ovvero quello legittimo, così che quest'ultimo termini tutto il range di indirizzi IP che può assegnare alle macchine. Così facendo praticamente realizziamo una sorta di attacco denial of service al DHCP server, così che un attaccante possa poi eventualmente introdurre un rogue DHCP server, ovvero un DHCP server falso, che assegni lui gli indirizzi IP appartenenti alla rete dell'attaccante, così che poi l'attaccante possa successivamente effettuare lo sniffing del traffico. Il tool che si utilizza in questi casi è appunto Irsinia. Lo possiamo utilizzare anche nella sua versione grafica, digitando dal terminal Irsinia-G. -G nel senso che serve l'opzione -G avvia l'interfaccia grafica, quindi basta digitare Irsinia-G e automaticamente ci appare l'interfaccia grafica. Questo tool permette di eseguire tutta una serie di attacchi sempre in contesti locali, tra cui se noi andiamo su DHCP, come si osserva, abbiamo la possibilità di lanciare questo tipo di attacco, ovvero clicchiamo su lancia attacco e qui dobbiamo specificare quello che vogliamo fare. Nel nostro caso manderemo dei discover packet che praticamente non sono altro che una serie di richieste che praticamente vanno ad esaurire il pool di indirizzi IP che può assegnare il DHCP server. Come riescono a fare questo? Praticamente Irsinia va a cambiare il MAC address a ogni richiesta, eseguendo quello che abbiamo visto prima, ovvero il MAC spoofing. Quindi due attacchi in un certo senso sono collegati, quindi cliccando su OK lui andrà a mandare poi tutta una serie di richieste e per ognuna delle richieste cambierà il MAC address. A questo punto, dopo un po' di tempo, ovviamente il DHCP legittimo non sarà più in grado di accettare altre richieste, avendo terminato il range di indirizzi IP, e a questo punto l'attaccante introdurrà un suo DHCP server così da riuscire ad alterare praticamente il normale flusso di rete e far sì che tutto il traffico venga deviato verso la rete appunto dell'attaccante. Così si realizza questo tipo di attacco.